Grazie, grazie Assessore, grazie Don per avermi permesso di essere qui oggi. E magari voi vi chiedete come mai il comandante, addirittura, no? Che con tutte le carte, le cose che ho da fare, è veramente difficile a volte ritagliare questi momenti. Però io soprattutto il tema delle truffe agli anziani è un tema a cui tengo tantissimo. Lo faccio anche come volontario in diversi comuni. Lo faccio per conto del controllo del vicinato, perché non è solo lavoro per me, ma il nostro è una missione. E mi collego alla preghiera che ha detto il Don, perché a un certo punto dice prenderci cura dei piccoli. Ma soprattutto mi piace la frase prenderci cura, perché questo è il nostro lavoro, è quello anche di prenderci cura. Prenderci cura delle nostre comunità, prenderci cura delle nostre città e soprattutto dei nostri cittadini. Per quello sono qui. Voglio portarvi delle mie piccole esperienze di lavoro che io ho avuto anche in strada, perché l'unico modo per far sì che le truffe arrivino a zero è quello della prevenzione. Dall'altra parte noi abbiamo dei delinquenti che sono bravi, bravi, sono capaci di fare il loro lavoro, tra virgolette. L'unico modo per contrastarlo è l'informazione. È l'unico, non ce ne sono altri. Perché loro, vedremo, riescono a entrare nelle nostre case nelle maniere più disparate possibili, inventandosi le più grandi scuse, fingendo determinati comportamenti. Ecco, noi dobbiamo alzare le antenne. E soprattutto come faccio? Ah, non faccio entrare nessuno. Se ho bisogno chiamo le forze dell'ordine, punto. Non ci sono altri se e altri ma. L'unico modo per evitare che venga truffato è quello della prevenzione.